Ok, vediamo come si svolge l'esercizio sul progetto del filtro di Kalman per la stima dello stato del circuito RLC. Allora, questo circuito noi l'abbiamo già visto nella lezione di modellistica e l'osservatore dello stato di Weinberger, ossia l'osservatore deterministico. Quello che vogliamo fare è quindi implementare un filtro dello stato. Allora, guardiamo un attimo il codice. Quello che ho fatto è scrivere una funzione che quindi una certa definizione delle variabili come commento iniziale. Bene, allora carichiamo prima di tutto i dati. Adesso quando lanciamo vedremo il grafico del caricadati. Abbiamo la stessa situazione, questi sono gli stessi dati dell'esercitazione sull'osservatorio Weinberger, per cui anche in questo caso i dati erano corrotti e abbiamo avuto bisogno di modificarli e dargli un po' un'occhiata. Per esempio, avevamo notato che l'asse dei tempi non cominciava da zero per via del sistema di acquisizione utilizzati e poi soprattutto che c'era un offset di tensione. Quindi è sempre bene, sempre buona norma dare un'occhiata ai nostri dati, al sistema di acquisizione, oppure ai dati che se qualcuno ce li fornisce, per vedere se macroscopicamente non individuiamo, diciamo, dei problemi o qualcosa di anomalo, che è in contrasto con la teoria. Il mio modello matematico è caratterizzato da essere tempo discreto, perché noi abbiamo fatto la modellistica nel tempo continuo del circuito RLC, però ho presentato il filtro di Kalman solamente nelle equazioni tempo discreto. Per cui quello che cambia è essenzialmente la matrice dinamica e la matrice degli ingressi. Per quanto riguarda la matrice dinamica, dobbiamo fare riferimento a un passaggio SZ tramite, per esempio, l'equazione di Euler del primo ordine, quindi x punto lo approssimiamo con xk più 1 meno xk diviso t, dove t è il passo di campionamento. A questo punto la mia matrice dinamica diventa la matrice identica 2 per 2 più passo di campionamento per la matrice dinamica del tempo continuo. La stessa cosa, la matrice degli ingressi è passo di campionamento per la matrice degli ingressi del tempo continuo. Ora dobbiamo inizializzare il filtro di Kalman e qui ci sono un po' di considerazioni concettuali, perché poi tutto il resto sarà un'implementazione meccanica. Allora, vediamo prima di tutto la covarianza la stima della covarianza dell'errore di stima. L'errore, di stima che, per questo caso specifico corrisponde a due elementi, lo stato a n uguale a 2, in cui fisicamente io so che il primo è una corrente, il secondo è una tensione e il funzionamento di questo circuito è tale che la tensione assume dei valori intorno al volt e la corrente al milliampere. Per cui adesso assegnare una covarianza iniziale sarebbe estremamente poco ingegneristico e poco realistico assegnarla come uno scalare moltiplicato da una matrice identità, perché non terrebbe conto del fatto che hanno due valori numerici molto diversi fra di loro. Per cui ho deciso di assegnarla in questo modo. Se vedete ci sono quattro ordini di grandezza, sono tre più o meno quello che vi ho detto, quindi più o meno diciamo questo è il ragionamento che si fa, questo è il ragionamento che ho fatto. La stima a priori a posteriori, non avendo informazioni date dalla fisica del problema, io le assegno uguale a zero. Se ci fossero state, diciamo, delle motivazioni diverse, avrebbe avuto senso. Se io avessi fatto la stima di una temperatura, magari non avrebbe avuto senso partire da zero, magari aveva più senso se era un ambiente partire da 18, da 20 gradi centigradi. E poi c'è l'assegnazione delle due covarianze, del rumore di misura e del rumore di processo. Se guardate, anche in questo caso, io il rumore di misura è uno scalare e il rumore di processo è una matrice diagonale con due elementi sulla diagonale che anche in questo caso sono abbastanza diversi fra di loro per gli stessi motivi che abbiamo detto per la stima
la covarianza della stima dell'errore di stima. Sì. Ok, partiamo con un valore che io già so essere, diciamo, ragionevole. Questi sono i numeri a cui sono arrivati con un po' diciamo, di euristica, e poi vediamo se li sbaglio che cosa succede. Continuiamo un attimo a vedere qualcosa dell'implementazione. Allora, questa è la lunghezza, della simulazione. Salverò anche la matrice della stima della covarianza dell'errore, e salverò anche i guadagni perché mi fa piacere guardarli e farvi vedere qualcosa. Qui implemento in maniera abbastanza meccanica le equazioni dell'aggiornamento di misura e aggiornamento temporale, che in questo caso sono sincrone, altrimenti, insomma, non avrei avuto nessun problema a farle asincrone. C'è un if i minore di n, perché chiaramente l'equazione aggiornamento temporale non voglio aggiornarle anche al campione n grande, perché mi darebbe un campione n più 1 che mi farebbe avere dei vettori di grandezze diverse, e questo non ci interessa. E poi salvo la decomposizione in valori singolari di P, perché P è una matrice, per cui salvo solamente i valori singolari. Invece K è una matrice dei guadagni, ma in questo caso specifico è un vettore 2 per 1, quindi posso salvarlo tutto. E poi stampo anche il valore di K a regime, va bene? Perché questo è un sistema lineare stazionario, quindi la teoria mi dice che K andrà a regime, ma lo vediamo anche graficamente. Ok. Allora, io posso, diciamo, lanciare il mio programma e ottengo. Allora, vediamo un attimo. La prima figura è semplicemente un plot di ingresso-uscita, per cui io ho nell'asse delle ascisse il tempo, nell'ordinata l'ingresso in volt e l'uscita in volt. Ok. Le considerazioni che posso fare sono simili a quelle che abbiamo già fatto, e cioè l'ingresso, io avevo assegnato un'onda quadra, invece ancora una volta il sistema di generazione del segnale, evidentemente si è accoppiato con il circuito, non è stato in grado di generarmi un'onda quadra perfetta, ma questo non cambierà le considerazioni che possiamo fare, perché è abbastanza simile a un'onda quadra. Invece, per quanto riguarda l'uscita, io posso vedere abbastanza bene una risposta del secondo ordine, abbastanza pulita come risposta. Poi sovrappongo ingresso e uscita. Perché li sovrappongo? Beh, questo era il discorso che avevamo fatto per individuare il fatto che c'era un problema nell'acquisizione dei dati. Poiché io conosco la fisica del problema, so che a regime devono avere lo stesso valore, per questo caso specifico ingresso e uscita, perché sono una tensione di ingresso, una tensione di uscita, e al centro c'è un'induttanza che quindi a regime è un cortocircuito, quindi vale solo per questo. Per cui faccio quest'altro plot, e poi faccio anche un piccolo zoom. Vabbè, qui ho fatto addirittura una figura in più perché l'ho usata anche per il corso. Un piccolo zoom per vedere un transitorio, posso apprezzare un bel rumore, diciamo, di quantizzazione, anche abbastanza piccolo, però. Vediamo ora il funzionamento del filtro. Questo è quello che io osservo. Nel grafico in alto io vedo la stima della corrente, nel grafico in basso io vedo sia la corrente, sia la tensione stimata che quella misurata. Chiaramente io non ho informazioni su X1 perché sono dati reali, non è una simulazione. Ho informazioni, posso valutare Y misurato con Y cappello, che in questo caso coincide con X2. Ora, sembrano perfette, andiamo a zoomare, e anche in questo caso ho una figura in più perché le ho generate per il corso, e io vedo che sono abbastanza buone, nel senso che il mio filtro sta stimando molto bene anche il transitorio, e sta funzionando come filtro. Questo significa che stiamo levando quella componente in alta frequenza dovuta al rumore. Ok? Sempre per la tensione non posso dire nulla. Vado ad osservare anche i miei valori singolari della matrice di covarianza e del guadagno, e noto facilmente
esiste un transitorio molto veloce, per cui il guadagno è andato a regime molto presto. In caso di un hardware embedded particolarmente economico, io avrei potuto risparmiare le equazioni di aggiornamento e mettere direttamente la retroazione costante K. Avrei avuto poi qualcosa di assolutamente identico a un osservatore Blumberg. Bene. I valori di K sono diversi perché noi, diciamo, abbiamo due grandezze che sono diverse tra di loro, ma è diverso da zero. Questo sembra zero perché è piccolo, ma è diverso da zero. Ok? Quindi questo è il primo caso. Adesso divertiamoci a sbagliare. Quindi che cosa faccio? Aumento la matrice di covarianza del rumore di misura. Aumentando molto la matrice di covarianza del rumore di misura, io sto dicendo al filtro che non mi fido delle misure. Allora lui si fiderà più del modello. Quindi lui tenderà a far girare di più le equazioni del modello e a correggere di meno. Che cosa significa questo? Che alla fine io avrò una stima caratterizzata, vado direttamente nel transitorio di un fronte dell'onda quadra, caratterizzata da un andamento più dolce, perché sto facendo girare delle equazioni alla differenza di un sistema lineare, per cui è più dolce, ma è anche più lento se faccio riferimento all'osservatore di Leuenberger. Va bene? Chiaramente il transitorio sbaglia perché è basato su una stima del circuito RLC, sono i dati di targa dei componenti che io ho utilizzato e chiaramente non sono perfetti, non sono uguali alla realtà. Anche se l'effetto filtraggio è perfetto perché, diciamo, è molto lento, quindi ha una banda più stretta. La corrente è questa, ci posso, come dire poco, così come vi ho detto prima. Facciamo l'errore opposto e diciamo invece che io mi fido tantissimo delle misure. Quindi io stringo molto la matrice di covarianza, che vabbè, in questo caso è uno scalare perché è una delle misure. E a questo punto che cosa ottengo? Sempre guardo direttamente questo zoom, ottengo che le due uscite misurata e stimata sono praticamente sovrapposte, per cui io sto portando nella banda del mio osservatore anche il rumore di misura. Qui è perfetto, però ho portato dentro il rumore anche nella stima delle altre componenti. Quindi questo è eccessivo come scelta del mio coso. Per quanto riguarda i valori, diciamo, di P e di K, sono andati a regime in un campione praticamente. Ok? Quindi questa è una progettazione un po' così. Un errore che possiamo fare estremo è quello di dire: guarda, il tuo modello matematico è perfetto perché io so che queste sono le tue equazioni. E allora io ti do zero come matrice di covarianza del rumore di processo. Che cosa significa? Beh, questo comporta come conseguenza che, faccio vedere direttamente K è andata a zero, ok? K sta andando a zero, il valore di K a regime, perché io sto escludendo la retroazione avendo detto al mio sistema che il modello è perfetto. Io, vabbè, K qua non l'ho scritto, però un attimo solo che posso rilanciare. Guardate, K è 10 a meno 88, vabbè, è 0. Ok? Per quanto riguarda la stima è solo la simulazione dinamica. Questo è il 60 di secondo ordine che è una simulazione dinamica. Non c'è nulla, diciamo, di retroazionato qui, perché K è andato a 0. Questo è, diciamo, quello che vi voglio far vedere sull'implementazione del filtro di Kalman per questo caso specifico. Per cui interrompo.